Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, che partecipano a questa giornata, a questo workshop di presentazione del volume ISPRA sul trapianto di posidonia oceanica in Italia, sullo stato dell'arte del trapianto. Avremo una serie di interventi che si concluderanno in mattinata e io direi quindi di aprire immediatamente i lavori e vi presento la dottoressa Morroni, che è responsabile del Dipartimento Natura e che porta i saluti della direzione della presidenza di ISPRA. Buongiorno a tutti. Io sarò brevissima come mia consuetudine, porto i saluti della direzione, della presidenza. I nostri vertici oggi sono impegnati fuori Roma per altri impegni istituzionali e quindi avevo piacere anch'io di essere qui appunto per il mio ruolo di direttore del Dipartimento Difesa della Natura. C'è questo eco che dà un po' fastidio. Questa giornata è l'occasione per uno scambio di idee, di pareri sullo stato dell'arte di questa importante attività che è relativa appunto al trapianto delle praterie di posidonia e sulla necessità di conciliare conservazione e gestione della naturalità negli ecosistemi marino-costieri, ma anche la realizzazione di opere necessarie, anzi auspicherei indispensabili per l'uomo, per la vita sociale. È stata realizzata una pubblicazione che poi vedremo con l'ingegner Bonci, che è un dirigente di difesa della natura, la genesi di questa pubblicazione e la necessità poi di presentare i risultati. Ancora credo che ci sia molto da studiare, da approfondire, quindi oggi è forse un primo step, diciamo, presentiamo questo volume e abbiamo qui nella giornata i vari interventi che accanto a quelli scientifici avremo anche gli interventi di coloro che hanno realizzato delle opere, quindi dei casi studio interessanti per capire come può evolvere questa attività, quali sono gli aspetti positivi, quali sono invece i limiti che necessariamente delle attività che possono disturbare la biodiversità e l'equilibrio degli ecosistemi possono verificarsi. Quindi direi, io lascio la parola al Ministero, non c'è il dottor Grimaldi, arriverà, credo, ha confermato ieri la sua presenza, e quindi invece passiamo direttamente a Andrea Lazzari, dottor Lazzari, che ci parlerà invece della valutazione ambientale.